Per 4 giorni Napoli ospiterà una serie di eventi internazionali dedicati al tema delle biotecnologie. Napoli diventa la capitale euro-mediterranea delle biotecnologie. Oltre 200 partecipanti provenienti da una ventina di paesi diversi dell'area euro-mediterranea. Oltre 40 presentazioni e 20 poster di aziende, università e centri di ricerche nel campo dell'applicazione industriale. Sono questi i numeri della terza edizione di IFIB, il forum italiano e il partnering event sulle biotecnologie industriali e la bioeconomia, che si svolgerà a Napoli nella meravigliosa cornice di Castel dell'Ovo oggi e domani. Sul tema dei giovani è chiaro che i giovani sono al centro di tutti gli interessi, di tutti gli sforzi dei vari enti che concorrono, dall'università alla Camera di Commercio, alle associazioni eccetera. Noi come Camera di Commercio chiaramente sentiamo molto il problema, però come hanno detto in molti, il problema non è tanto che di andare fuori, ma il problema è che di andare fuori per arricchirsi, per arricchire la propria cultura, arricchire la propria scienza. Il vero problema è che noi non siamo in grado di attirare studenti dall'estero. In Campania abbiamo investito sulle biotecnologie, tanto è vero che avendo fatto 6 distretti tecnologici e laboratori pubblico-privato per un ammontare di 450 milioni di euro di investimento, 270 pubblico e il resto privato, uno dei distretti è quello delle biotecnologie. Quindi la scelta che abbiamo fatto è di credere fortissimamente in questa direzione.